Candido Grande, abbiamo detto con Dario Simoni, se togliamo gli ultimi tre set con Cuneo, questa partita è la continuità dei primi due con i piemontesi. Ma si sta lavorando per fare meglio di quello che si è fatto finora. Io credo che questa è una partita che bisogna vincere e ci siamo riusciti, però credo che dobbiamo stare attenti perché il campionato è difficile e dobbiamo il dovere di vincere più partite possibili, perché finora è stato un cammino un po' così così. E io credo che oggi la squadra ha dimostrato che è una squadra un po' più forte di quello che abbiamo fatto fino adesso, però credo che bisogna dimostrarlo e spero che da oggi ci sia qualcosa in più. Davvero impossibile pensare ai playoff? Ma non è impossibile, bisogna stare con la testa sul campo e lavorare sodo, perché è quello che bisogna fare. Secondo me bisogna lavorare tanto, lo stiamo facendo. Sicuramente il lavoro di Dario si sta vedendo, ma non si può vedere in una settimana. Quindi la cosa importante adesso è avere un po' di tempo in più per cercare di lavorare. Solo che il problema è che in questo momento le partite arrivano ogni domenica. Adesso abbiamo mercoledì anche la Coppa. E niente, adesso come ho detto, sì, ci prendiamo questi tre punti, ma bisogna pensare alla prossima partita. Una Challenge Cup da onorare, si fa sul serio adesso, quarti di finale, si avvicina la semifinale con la speranza che si possa abbissare l'entusiasmo dello scorso anno. Sì, come hai detto tu, pensiamo a mercoledì che abbiamo subito imminente la Coppa, però poi c'è da pensare anche a Molfetta. Vorremmo e cerchiamo di andare avanti per cercare di arrivare ai playoff, quello che abbiamo detto all'inizio. Sarà difficile, però ci proviamo, perché dobbiamo provarci, perché la squadra sicuramente ha un valore tecnico importante e questo però bisogna che lo dimostri la squadra in campo. Che squadra è questa che andate ad affrontare mercoledì? Non abbiamo visto tanto, abbiamo qualche immagine, cioè abbiamo qualche cassetta così, diciamo qualche video. Sicuramente è una squadra abbordabile, però abbordabile devo dirlo in campo, quindi io credo che dobbiamo andare concentrati per cercare di metterli sotto con il nostro gioco, il nostro ritmo, e poi alla fine tiriamo le somme.